Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Pepperback Collectibles per un nuovo video relativo alla Mustang GT500 della Diagostini. Anche questo mese Diagostini mi ha inviato ben 5 fascicoli, dal numero 14 al numero 18, e andremo a montarli come al solito insieme. Cercherò stavolta ragazzi di comprimere tutti e 5 i fascicoli in un unico video, perché non voglio annoiarvi chissà quanto, in quanto i pezzi che mi hanno mandato sono relativi alla portiera destra, quindi quello che già abbiamo visto per quanto riguarda la sinistra, stesso montaggio, e sto facendo questo video per una sorta di completezza di tutti i fascicoli. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo, andiamo a stringere un po' oggi e vi faccio vedere subito il montaggio della portiera destra. Ecco qui ragazzi tutti i fascicoli, come vedete dal 14 al 18, e sono relativi alla portiera destra, quindi stessi pezzi che abbiamo visto nei video precedenti. Se volete andatevi a recuperare nella playlist della Mustang tutti gli altri video. Non perdiamo altro tempo, quindi cominciamo subito con il fascicolo numero 14. Ecco qui ragazzi tutti i pezzi che compongono il fascicolo 14, e cominciamo subito andando ad inserire il cilindro della serratura, che è questo pezzo minuscolo, all'interno del terzo foro dall'alto della portiera, così dalla parte esterna. Poi andremo a fissarlo ovviamente con una vite. Per il prossimo step andremo a cominciare a montare lo specchietto, unendo il braccio dello specchietto con lo specchietto vero e proprio, avendo cura di far corrispondere queste due tacche con gli appositi fori. In questo modo andremo a fissare poi il tutto con una vite in questo foro qui, e a completare il montaggio dello specchietto con appunto la parte riflettente di vetro. Ed ecco qui lo specchietto completo, come vedete, con la superficie in vetro riflettente. Per il prossimo step andiamo a riprendere la nostra portiera e ad infilare la maniglia, che come vedete ha un perno più stretto, più piccolino, e invece una fessura un po' più larga. Quindi andremo a far combaciare le due parti in questo modo e a fissare il tutto da quest'altra parte con una vite. Come potete vedere, quindi la maniglia è stata montata, è fissa alla portiera, e quindi per il prossimo step andremo a infilare il braccio dello specchietto, come abbiamo visto in precedenza, all'interno della fessura in questo modo, e a tenerlo ben saldo con due viti in questa posizione. Una volta fissato lo specchietto alla portiera, quindi diventa un pezzo unico, diventa ben stabile, andiamo a prendere la flangia e la andiamo a posizionare in questi due fori, facendo attenzione al mettere la parte più spessa, come vedete questa qui, in alto, e quella più fina in basso. Anche in questo caso fissare il tutto con due viti. Una volta fissata la flangia con queste due viti, andremo a prendere il pulsante di apertura, che è questo pezzettino, scusate ragazzi, i miei pezzi sono davvero molto piccoli, e andiamo a posizionarlo nell'apposito foro. Fatto questo ragazzi, andremo a inserire la molla dentro il mandrino di bloccaggio, e poi il mandrino andrà a sua volta inserito nella flangia, nella parte lunga, quella con la molla andrà inserita nella flangia, mentre la parte corta andrà fatta corrispondere con questa fessura ricavata nella portiera, in modo tale da creare appunto questo meccanismo a molla che andrà fissato con questo sistema di bloccaggio, quindi ha questa specie di uncino che va appunto ad uncinare il mandrino, e fatto corrispondere poi con questo foro, il tutto bloccato da una vite, e in questo modo avremo completato il meccanismo d'apertura e anche il fascicolo numero 14. Bene, quindi come vedete fascicolo 14 completato, meccanismo di bloccaggio di apertura della portiera nel suo alloggiamento, quindi mettiamo da parte per il momento la portiera e andiamo a prendere il fascicolo numero 15, quindi il pannello interno, in cui come primo step appunto andremo a prendere la nostra modanatura e ad allocarla nel suo alloggiamento,
andando a ricercare i quattro fuori e andandola ad inserire per poi fissarla ovviamente dall'altro lato con quattro viti. Una volta fissata la modanatura andremo a prendere l'incavo del bracciolo in cui andrà inserita la nostra leva d'apertura in questa fessura fatta apposta. La metteremo quindi in questo modo, permettendo ovviamente alla leva di ruotare, e andremo a fissarla con una vite. Ok, una volta inserita quindi la manovella all'interno del bracciolo, dovremo a sua volta inserire il bracciolo nell'apposita locazione, avendo cura di far passare la maniglia all'interno. Poi ovviamente fisseremo questa parte con due viti e così sarà finito anche il fascicolo numero 15. Siamo al fascicolo numero 16, oggi ragazzi andiamo come i treni. Abbiamo qui i vari pezzi che andrebbero a comporre il finestrino. Come primo step andremo a prendere la guarnizione adesiva, quindi andremo a togliere e rimuovere la parte di carta e andremo ad applicarla lungo tutto questo bordo. Fatto questo ragazzi, come potete vedere è completamente dritta e non ho lasciato nessuno spazio per la parte metallica, andiamo a prendere il deflettore che, come vedete, ha questa parte con due fori che andranno fatti corrispondere dalla parte interna della portiera con questi altri due fori. Ovviamente fissato il tutto poi con due viti. Finisce così ragazzi anche il fascicolo numero 16, quindi cominciamo direttamente con il 17. Come vedete finestrino e un altro pezzo sono avanzati perché verranno montati in questo fascicolo. Come prima cosa appunto prendiamo la nostra portiera, andiamo a inserire la cerniera in questo modo, quindi ve lo faccio vedere anche di profilo, nell'apposito alloggiamento. Fatto questo andremo a bloccare il tutto con il supporto della cerniera che andrà messo in questa maniera, facendo corrispondere appunto i fori ai due perni che già sono sulla cerniera, insomma. Il tutto bloccato da una vite qui nel mezzo. Bene ragazzi, cerniera fissata come potete vedere, quindi rimane comunque mobile. Adesso andiamo a prendere la base interna del finestrino e andiamo ad inserirla in questi fori. Facciamo corrispondere quindi questi due perni ai fori che abbiamo già stampato in questo modo e poi fissiamo il tutto con una vite nel mezzo. Fatto questo, come abbiamo visto anche in qualche video precedente, andiamo a costruire il sistema di ingranaggi, posizionando prima l'ingranaggio di medie dimensioni, qui vicino alla cerniera, e poi facendo corrispondere i vari dentini con l'ingranaggio, prima questo più grande e poi infine il pignone. Ovviamente adesso li posizionerò meglio, però come vedete il risultato dovrebbe essere questo, cioè muovendo il pignone si muove tutto il sistema di ingranaggi. Ovviamente poi occorre fissare il tutto con delle viti e come potete vedere gli ingranaggi girano alla perfezione. Andiamo a prendere il nostro finestrino e lo inseriamo nell'apposita sezione. Come potete vedere questa sorta di perno va in questa fessura, questo secondo perno nella fessura più grande e ovviamente la parte dentata va fatta corrispondere con il pignone. Come potete vedere questo sarà il meccanismo che muoverà tutto. Vorrei segnalare come De Agostini in queste uscite, diciamo, non mi sta rendendo molto felice. Non so se riuscite a vedere questo piccolo graffio, ho visto un graffio anche su un altro pezzo, insomma queste cose a me fanno un po' girare non solo gli ingranaggi ma pure le palle. Comunque, una volta fissato quindi il finestrino in questo modo, andremo a prendere questo pezzo, quindi la guida interna, e andremo a farla corrispondere con questa parte, quindi fisseremo il tutto con due viti e avremo così il nostro finestrino correttamente funzionante. Finito di montare la guida del finestrino interno, il risultato dovrebbe essere più o meno questo, quindi muovendo un ingranaggio dovrebbe funzionare tutto il sistema in modo tale che il finestrino possa salire e scendere senza apparenti problemi. Provo a farvelo vedere anche dall'altra parte,
Eccolo qui. Ok, con questo ragazzi si conclude il fascicolo numero 17, quindi andiamo con l'ultimo fascicolo del video, che è il numero 18. Per il primo step andremo a inserire il pomello della manovella del finestrino qui all'interno del braccio e fissato il tutto con una vite ovviamente minuscola. Ok, non avete idea di quanto sia stato difficile per me compiere questa operazione. Comunque mettiamo da parte un attimo la manovella per accedere quindi al nostro pannello interno dello sportello. Prendiamo il rivestimento inferiore e come vedete ci sono dei perni che vanno fatti corrispondere a queste due sezioni. Una volta fissato, ovviamente alcuni perni, due perni si possono infilare in questo modo, gli altri due andranno fissati con due viti. Bene, quindi questo, come vedete, dovrebbe essere il risultato finale. Adesso finalmente andiamo a unire le due parti, quindi la portiera con il pannello interno, facendo corrispondere questi due perni belli ciccioni con i due fori, uno di questi è questo e l'altro è questo qua giù. Quindi andiamo a unirli in questo modo e ovviamente fissiamo tutto con delle viti. Ok, fatto questo andiamo a prendere la manovella che va inserita quindi in questo mozzo dell'ingranaggio, facendo attenzione che questo dentino vada a corrispondere con l'apposita fessura e poi dovremo controllare che effettivamente il finestrino si alzi e si abbassi. Ok, fa un po' fatica, bisognerà un po' abituarsi. Ok, già è un po' più lento, poi più verrà utilizzato, verrà fatto abituare, diciamo, più si muoverà agilmente. Siamo quindi all'ultimo step di questo montaggio, ragazzi, e anche del video. Dobbiamo posizionare questo rivestimento superiore in questo alloggiamento, come abbiamo già visto, quindi con queste quattro alette che vanno fatte corrispondere ai quattro fori. Adesso lo inserirò, bisogna avere molta cura, ragazzi, quando fate questa operazione, nel cercare di discostare un pochino questa maniglia, perché altrimenti nell'andarlo ad infilare qui, questa non è proprio una genialata da parte di D'Agostini, fatemelo dire, nell'andarla ad infilare, insomma, si potrebbe graffiare il rivestimento, quindi massima attenzione. Ecco qui ragazzi il risultato finale. Come vedete, come vi avevo detto, purtroppo non sono riuscito ad evitare di graffiare il rivestimento. Fatemi dire che questa cosa mi fa girare parecchio le scatole, perché vi assicuro che non è per niente semplice far combaciare le due alette da questa parte con queste qui, che è un pezzo, come vedete, abbastanza lungo, e cercando di tenere questa manovella sollevata, perché al minimo spostamento, come vedete, questa parte tende a graffiare. E infatti è quello che è successo al mio rivestimento. E questa cosa ovviamente non va via, e questa cosa mi fa girare non poco le scatole. Comunque ragazzi, il pezzo è finito, la portiera è conclusa, come vedete, quindi funziona tutto abbastanza bene. Ci sono delle mancanze, secondo me qui non è perfettamente allineato, così come in questa parte, che secondo me doveva rendere un po' meglio. Quindi ragazzi, bello, bellissimo, però come al solito ho le mie riserve su questi pezzi. Vedremo poi andando avanti nel montaggio come sarà. Bene ragazzi, il video si conclude qui, quindi abbiamo visto i fascicoli dal 14 al 18. Fatemi sapere cosa ne pensate, anche dei difetti di cui vi parlavo. E quindi non ci resta che aspettare un altro mese, prima che D'Agostini mi invii altri fascicoli. Non so quanti me ne invierà, probabilmente sempre 5, visto che sono un paio di mesi che ha preso questo andamento. E spero che vi possa portare dei pezzi nuovi e qualcosa che non abbiate già visto sul canale. Incrociamo le dita ragazzi e fino ad allora ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!